Bentrovati a questo nuovo numero del Notiziario Adi, l'informazione cristiana delle Assemblee di Dio in Italia. Apriamo col sommario. Nuove scoperte archeologiche riportano alla luce i luoghi descritti nella Bibbia. Ne parliamo in Archeologia Biblica. E con l'arrivo dell'estate arriva anche il tempo del relax e della lettura di libri cristiani. Continuano gli eventi evangelistici in tutta la penisola, in particolare il Sud Italia è caratterizzato da eventi in programma. E tornati in studio, cominciamo subito con l'archeologia biblica. È stato ritrovato dagli studiosi un sito che ci catapulta a Betsaida, città del Nuovo Testamento, ma ascoltiamo i particolari nel servizio. Gli archeologi hanno scoperto la porta d'accesso alla città biblica di Zer durante gli scavi effettuati nelle alture del Golan. Si tratta di un gruppo di 20 studiosi provenienti da tutto il mondo che, insieme al direttore del progetto, il professor Rami Arav, ha condotto nuovi scavi in due diverse aree di Betsaida. L'antico villaggio di pescatori è menzionato più volte nel Nuovo Testamento. Si tratta di una città in cui Gesù trascorse molto tempo e dove, si pensa, nutrì miracolosamente una moltitudine di persone con 5 pani e 2 pesci. Gli archeologi affermano di aver trovato una serie di opere in mattoni che credono siano porte risalenti al periodo del primo tempio, ovvero dal 1000 al 586 a.C. A scanso di equivoci, Betsaida era il nome della città durante il periodo del secondo tempio, mentre durante il periodo del primo tempio il nome era Zer. In Giosuè 19:35 leggiamo che le città fortificate erano Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat, Kinneret. I ricercatori aggiungono che le dimensioni, la ricchezza e le imponenti fortificazioni rinvenute indicano che Zer era una città importante. Il capo archeologo Rami Arav ha inoltre dichiarato che non ci sono molte porte in questo paese risalenti a quel periodo. Quasi 30 anni fa, per conto dell'Università del Nebraska, il prof Arav iniziò a realizzare gli scavi nell'area del Parco del Giordano, a nord-est del Mar di Galilea, identificando e localizzando l'antica Betsaida. Nel corso degli anni gli scavi hanno portato alla luce moltissimi resti di epoche diverse tra loro. Infatti gli archeologi hanno trovato monete, perline, brocche e chiavi di casa, oltre ad uno scudo appartenuto ad un soldato romano. Ma la scoperta più significativa fu il ritrovamento di una moneta databile al 35 a.C., coniata ad Acri in occasione dell'arrivo di Cleopatra e Marco Antonio. E dopo aver parlato di archeologia biblica, cambiamo argomento e parliamo del relax che l'estate porta con sé e della bella, buona lettura di libri cristiani, i particolari in una rassegna del Notiziario Adi. Estate, da sempre la stagione più attesa dell'anno, perché è sinonimo di vacanze, viaggi, amici e relax. Per molti l'estate è quel periodo dell'anno in cui potersi dedicare anche ai libri e alle classiche letture sotto l'ombrellone. Per questo abbiamo pensato di stilare una breve lista dei 5 libri cristiani da portare in vacanza. La grazia più grande, riscattare il tuo passato, superare il tuo dolore, riscrivere la tua storia. L'autore, Kyle Hideman, analizza la vera natura della grazia attraverso potenti testimonianze. Il libro è edito da Adi Media. Pornolescenza, proteggere bambini e adolescenti da pornografia, sexting e cyberbullismo. Il libro, scritto da Antonio Morra ed edito da Biabè, ha come obiettivo quello di aiutare genitori ed educatori a proteggere bambini e adolescenti dai pericoli di Internet. La Bibbia a fumetti, la storia della redenzione. Interamente dedicato ai bambini, il libro è pubblicato da BE Edizioni e comprende oltre 200 racconti avvincenti in ordine cronologico, che rendono più facile seguire la sequenza storica delle Sacre Scritture, in un crescendo di suspense fino al suo evento culminante, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Fede consapevole, la teologia per tutti. Il volume, edito dalla Casa della Bibbia, offre ai cristiani la possibilità di riflettere in profondità sulle proprie convinzioni, articolando lo studio di teologia in 11 sezioni. Dove sono io? Cielo, eternità, la nostra vita nell'aldilà. Pubblicato da Eun, è uno degli ultimi scritti dell'evangelista Billy Graham, che ha voluto condividere con ogni lettore la realtà dell'eternità, dove risplende la gloria del cielo. Questi e molti altri testi potranno costituire una valida compagnia per grandi e piccini. E tu hai già deciso quale porterai con te in vacanza?
E la terza notizia di questo numero ci porta a considerare gli impegni evangelistici che si susseguono in questo periodo e nelle prossime settimane. Con l'estate ci si concede solitamente un periodo di riposo, ma come la Bibbia insegna, non esistono momenti in cui l'anima e lo spirito non hanno bisogno della grazia e della consolazione divina. Anche per questa ragione, le comunità evangeliche continuano a svolgere le riunioni di culto ed organizzano attività evangelistiche, sfruttando ogni occasione per raggiungere quante più persone con il messaggio del Vangelo, persone che magari saranno raggiunte per la prima volta proprio in occasione delle vacanze. Come spesso accade, in questo periodo dell'anno si registra un esodo, non solo di automobilisti, ma anche di membri di chiesa, che sfruttando le pause lavorative tornano ai luoghi d'origine e in molti casi le comunità evangeliche del sud Italia si riempiono di credenti in visita. E proprio nel meridione si registra la maggior parte delle iniziative organizzate da singole chiese o dai comitati di zona, sia per i periodi pienamente estivi, sia per le stagioni successive. Tra questi, il culto di celebrazione al Signore per i 96 anni di presenza pentecostale nella città di Sacco, in Campania, che ha visto la partecipazione dei membri del comitato di zona e la predicazione a cura del pastore Renato Mottola, membro del Consiglio Generale delle Chiese ADI. Il comitato di zona Sicilia ha avviato una campagna informativa sui social dal titolo Missione Trinacria. Si tratta di un progetto di evangelizzazione regionale che vedrà impegnate quasi tutte le province dell'isola, nelle date di sabato 13 e domenica 14 ottobre. Obiettivo dell'iniziativa è quello di raggiungere località dove non è presente la testimonianza pentecostale ADI. Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito www.assembledidio.org. Bene, e con la terza notizia concludiamo anche questo numero del notiziario ADI. Vi chiediamo di contattarci all'indirizzo email info@notiziarioadi.it. Cliccate mi piace e condividete i contenuti sulle nostre pagine e profili social e rimanete insieme a noi seguendoci attraverso le emittenti Radio Evangelo o attraverso i programmi e i canali televisivi. Grazie per essere stati con noi e al prossimo numero!